Salve, buongiorno, io sono Max Stival di Roland System Group Italia e sono qui per presentare i nuovi prodotti della serie RSG. Iniziamo da dei prodotti video che sono dei convertitori da SDI a HDMI, e c'è una versione tra che è la versione di SDI, questa con il basamento dell'audio rispetto al video e del video rispetto all'audio. Sono tutti 4G, Full HD, con tecnologia di ultima generazione, sia per quanto riguarda la qualità dell'hardware, sia per quanto riguarda invece le possibilità software. Hanno una particolarità che è in pratica la conversione senza perdita di qualità, diciamo, nella transizione tra HDMI e SDI. Il 4X è un mixer video erede del suo precursore, che è il V4, è una versione aggiornata del V4, ma con delle caratteristiche diciamo abbastanza innovative, nel senso che ha innanzitutto il display touchscreen dove possiamo selezionare cosa mandare in uscita, possiamo selezionare gli ingressi e vedere quello che va in uscita contemporaneamente. È un 4 canali, abbiamo 4 prese HDMI, cui una con ingresso ad alta risoluzione, chiaramente poi viene scalata in standard definition. È un mixer in standard definition dedicato al mondo dei DJ e delle installazioni musicali. Altro prodotto è l'M200i, un mixer audio digitale, 32 ingressi, 14 uscite, con interazione nei suoi dati. La caratteristica è appunto l'assoluta semplicità di utilizzo e la velocità di uso. Come possiamo vedere, il mixer segue quello che io faccio su iPad, oppure il contrario, posso fare le esercizioni nella fase di organizzazione, del compressore, dei gate, eccetera, semplicemente andando ad operare sempre e comunque sulla macchina. Intuitivo, perché quello che vedo è assolutamente editabile da iPad, e assolutamente in relazione con tutto quello che è il mondo dei Digital Snake, quindi è collegabile anch'esso ai Digital Snake tramite un ingresso REAC, e posso fare delle configurazioni anche complesse anche su una macchina così piccola. Una cosa importante è che a bordo ha uscite, come possiamo vedere sono 24 ingressi a bordo e 12 uscite, liberamente assegnabili da patch bay. Il controllo remoto è quanto di più completo possiamo avere, controllo tramite Dock Station, tramite MIDI, tramite RS232, computer, VLAN con l'adattatore appunto del Wi-Fi per fare il discorso di palco, ad esempio con l'iPad, o tramite rete. Su questo modello c'è anche un'uscita digitale in SD. La fiera quest'anno è sembrata abbastanza movimentata rispetto agli altri anni. Per quanto riguarda noi, c'è stato piuttosto interesse sulle macchine, in particolare sull'M200 e sui prodotti video. Credo che siamo in linea con quelli che sono i tempi, nel senso che la crisi chiaramente c'è per tutti, ma se facciamo dei paragoni, dei paralleli, sicuramente in linea con gli altri anni. Il profilo dei visitatori è analogo a quello degli anni precedenti o è cambiato qualcosa? Medio piccoli che visitano gli stand, non ci sono più grandi service, grandi strutture, grandi produzioni, ma questo è dipeso appunto dal fattore economico.